Oggi, martedì 12 aprile, è la giornata internazionale del volo spaziale, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU per celebrare l'inizio dell'era spaziale e con essa Yuri Gagarin, il cosmonauta sovietico che il 12 aprile 1961 compì il primo volo umano nello spazio. Una ricorrenza alla quale ha accennato ieri anche l'astronauta Samantha Cristoforetti nella conferenza stampa per la missione Minerva, all'inizio della quale manca poco più di una settimana. Intanto eviterei di trasformare il povero Yuri Gagarin in un oggetto di discussione politica che sicuramente non merita. È stato il primo essere umano nello spazio, quindi come tale un pioniere e un simbolo di un, come dire, di un achievement, di una conquista per tutta l'umanità, ed è questo che celebriamo, credo, il 12 aprile, no? Quindi celebriamo l'inizio dell'era spaziale per tutti noi esseri umani. Cristoforetti in questi giorni si trova a Houston ed è già in quarantena, in una bolla entro la quale sono ammessi solo colleghi e familiari per evitare contagi. E per lei il tempo già è scandito in modo diverso rispetto al nostro. I giorni si contano non in base al calendario, ma rispetto alla data prevista del lancio, fissato al momento per non prima del 21 aprile. Il suo trasferimento verso Cape Canaveral, per esempio, avverrà ad L-5, ovvero 5 giorni prima del lancio, e a L-4 la potranno raggiungere i familiari. E lì resteremo nei cosiddetti crew quarters, che sono un posto abbastanza particolare perché sono le stesse stanzette in cui gli astronauti americani hanno vissuto prima del lancio, durante le quarantene, fin dalle, no, dalle missioni storiche degli anni 50 e 60. Non sono cambiati molto, quindi è un luogo pieno di storia. Luogo pieno di storia, come denso di intrecci con la storia a causa dell'invasione russa in Ucraina e anche il periodo in cui si svolge questa missione. E infatti inevitabilmente le domande dei giornalisti hanno riguardato tanto gli aspetti tecnici e scientifici quanto il complicatissimo contesto politico di questi giorni e l'impatto che avrà sulla missione. Domande alle quali Cristoforetti ha risposto anzitutto con un messaggio tranquillizzante sulla gestione e sulla convivenza a bordo della stazione spaziale in questa fase di forti tensioni con la Russia e di messaggi in inquietanti come quelli postati nelle scorse settimane su Twitter dallo stesso capo di Roscosmos, Dmitry Rogozin. Intanto ci terrei a sottolineare come, diciamo, al di là di dichiarazioni o notizie un po' colorite che si sentono, si leggono a volte, soprattutto sui social, nessuno, da nessuna parte, nessun membro partner della partnership ISS ha mai messo in discussione la continuazione della stazione spaziale. I team a tutti i livelli, questo qua è un programma davvero integrato dove a tutti i livelli ci sono team congiunti che quotidianamente si riuniscono, no? In remoto, in videoconferenze, per mandare avanti le operazioni della stazione spaziale. E questo lavoro congiunto non si è mai fermato neanche per un secondo. Quindi questo per tranquillizzare chi abbia magari sentito queste notizie colorite e si preoccupa in qualche modo della sicurezza mia o dei miei colleghi di equipaggio. E lo spirito con cui affrontiamo questa missione è, a livello di relazioni tra l'equipaggio, un continuo spirito di amicizia e di lavorare insieme con buona volontà e con un atteggiamento positivo. Siamo amici, cioè siamo amici tra di noi, io con i miei colleghi americani, con i nostri colleghi russi, e siamo colleghi che hanno la responsabilità di portare avanti una missione che è un investimento importante, in cui hanno investito ricercatori, scienziati, no? Che magari hanno lavorato per anni e anni per preparare degli esperimenti che noi compiremo a bordo durante la nostra missione. Quindi questo è il nostro compito congiunto e lo spirito con cui portiamo avanti e continueremo a portare avanti questa missione, ben sapendo e non dimenticando come la stazione spaziale sia e debba continuare a essere un simbolo di cooperazione pacifica.
simbolo di cooperazione pacifica che si concretizza anzitutto nelle relazioni a bordo della stazione spaziale. Quello di cui io sono convinta, però, è che con questo equipaggio, cioè io veramente ho vinto la lotteria con questo equipaggio, sia i colleghi russi che sono già a bordo che i tre colleghi NASA con cui partirò a bordo della Dragon sono delle persone, proprio da un punto di vista umano, davvero fantastiche. Quindi io veramente non credo che ci potrà essere un problema di nessun tipo.